Natale. Che cosa gli diamo da mangiare? Non lo so. Mangia, Elfo, cosa vuoi da mangiare? Facci sapere. Io voglio l'Happy Meal. Ho saputo che McDonald's ha fatto una collaborazione con Elf the Shelf. Quindi voglio l'Happy Meal. Ok, ok. Avete vinto. Vi dico il mio nome. Mi chiamo... No, Babbo Natale. Buonasera Ninja Jazz Combat. Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale. Io sono Joe Creepy Show. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mettetevi comodi perché devo raccontarvi qualcosa di veramente speciale. In questo periodo che non mi avete visto e non mi avete neanche sentito, sono stato indaffarato a fare un sacco di cose nuove. Sì, perché è successo di tutto in questo periodo. Un sacco di nuovi personaggi che vedrete soltanto a gennaio. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto, andate su quel tastino, boom, e vi iscrivete. E soprattutto condividete questi video sui vostri social e... Sil, smettila, Sil. Oh, si sente sempre così lei. Perché dice, perché non mi chiami subito a fare l'inizio del video insieme a te? Perché? Joe, guarda, questa campanella siamo stati costretti a usarla. Non usarla troppo perché sennò si sveglia. Ma lui, lo so, lui è dentro la casetta. Non so cosa sta facendo. Lo so io. Ragazzi, sapete cosa mi ha chiesto l'elfo? Adesso ve lo faccio dire. Tra l'altro, chi ha visto gli scorsi video sa benissimo che ora ci dovrà dire anche il nome. E non solo, ho già saputo una cosa, Sil. Sai cosa vuole? No. L'Happy Meal. L'elfo vuole le pimilla. Non è vero. Sì, adesso vi spiego tutto, raga. Siamo arrivati a Natale e quindi ragazzi, quest'anno a Natale noi abbiamo una bellissima sorpresa in casa nostra. Abbiamo l'elfo, ve lo ricordate, no? Che è qui alle mie spalle, probabilmente sta dormendo. Ma adesso è arrivato il momento anche di svegliarlo, quindi teniamo la voce molto alta, Sil. Ciao, ma tu non lo sai che gli elfi dormono 24 ore? Sì, dormono tantissimo praticamente. Perché? Lo sai benissimo, anzi forse che non lo sai molto bene. Sì, cioè, no, lo so, ti lo devo so. Dire una cosa. Cosa mi devi che dire? Io mi sono informata, il nostro tipo di elfo, perché lui è una razza un po' nordica, lui è abituato a dormire 24 ore e a lavorare altre 30. Quindi ma non so come funziona, dicendo? Che tipo di orario hanno. Ma che stai dicendo? Sì, stai dicendo delle cose strane. Lavorano tantissimo, è un laboratorio. Aspettate raga, Sil come al solito esagera sempre. Ma che cosa vuol dire lavorano un sacco di ore? L'elfo ogni tanto si dà da fare anche qui in casa, mi dà una mano, fa un sacco di cose. È vero, ora è arrivato il suo momento, dovrà darsi da fare a fare i regali, pacchetti, spacchettamenti, alberi di Natale, scatole tutte colorate, piene di fiocchetti. Bla 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 bla, Joe. Sono stata costretta a prendere questa scatola perché se tu la giri 3 volte c'è Babbo Natale che gli cade la neve e ok, ma lui ha qualcosa di strano. Che cosa? Ha un albero di Natale nella mano sinistra. Ma questa roba da dove l'hai trovata? Scusa, dove l'hai presa? L'hai comprata o te l'ha data l'elfo? No, è una storia lunga. Io stavo uscendo di casa e c'è stato un vecchietto che mi ha detto: devo buttare queste cose, ma oggi è chiusa la discarica. E allora mi ha detto: perché non vai tu? Ok, io però, siccome ero curiosa, ho visto delle cose strane di Natale e a lui non gli servivano, l'ho visto questa scatolina. È completamente nuova, Joe. È bellissima. Era un peccato buttarla. Però mi sono chiesta perché Babbo Natale l'albero nella mano. Perché dovrebbe avere l'albero? Non lo so, Sil. Sì. Sì. È lui? Si è svegliato? L'abbiamo svegliato, Joe! No, aspetta. Raga, l'elfo si deve essere appena svegliato. Ci ha chiamati, avete sentito poco fa. Ha detto Joe e Sil. Elfo? C'è qualcuno? Hello, elfo? Ciao! È lui, ragazzi, si è svegliato. Aspettate, elfo, per favore, ora devi farti vedere perché ci sono tutti i nostri amici che ti vogliono vedere. Esci fuori, per favore. Sì, stavo aspettando proprio questo momento, Joe, ti ricordi? Forse lui si è dimenticato, perché gli elfi forse perdono anche la memoria ogni tanto. Eccomi! Forse sono pronti i nostri biscotti. Ciao! Eccolo, ragazzi, l'elfo, finalmente ti fai vedere. Elfo, come stai? Hai dormito tantissimo. Sei stato praticamente quasi 24 ore chiuso qua dentro. Ma che fai là dentro tutto il tempo? Joe, mi do da fare, sto lavorando, non dormo solamente. Sono anche impegnatissimo a fare i regali per i bambini. Quindi sto facendo tantissime cose, ma ora ho un po' di fame. Hai un po' di fame? Ma come sarebbe a dire hai un po' di fame? Sì, la fame. Dopo che è stato tutto sto tempo a lavorare, hai sentito cosa ha detto? Sì, ho capito. Ha detto pensando. Che ha lavorato, sta facendo i pacchetti, sta facendo okay, le cose di Natale. Ok, che cosa gli diamo da mangiare? Non lo so. Mangia, elfo, cosa vuoi da mangiare? Facci sapere. Joe, voglio l'Happy Meal. Ho saputo che McDonald's ha fatto una collaborazione con Elf the Shelf. Quindi voglio l'Happy Meal. What? Ma com'è possibile? L'elfo? L'elfo che ordina l'Happy Meal? Ma da quando si fanno ste cose? Gli elfi non mangiano i panini del McDonald's. Lui è un elfo viziato. Come te viziato? L'ho detto, lui è un furbo. Sì, sì, c'ha la faccia da furbo, vero elfo? Guarda che occhi che hai. Sì. Ma no. Ma guarda che questa roba per te non va mica bene, Mi sa che vuole anche le patatine. Sì. Voi non vi preoccupate per me. Io ho lavorato tantissimo e mi merito un panino del McDonald's. Quindi voglio l'hamburger, le patatine e la Coca-Cola. Sbrigatevi, altrimenti mi arrabbio tantissimo e faccio delle cose molto
cattive per voi, ok? Avete un'ora di tempo per aggirarmi le pipì, ok? Altrimenti vanno più! Ehi, ehi, elfo, calmati, datti una calmata. Così ti viene sicuramente un colpo di cuore. Non puoi vivere in questo modo, sì. Ma si arrabbia tantissimo. Ok, ok, ti ordiniamo questo Happy Meal. Ok. Lo facciamo questa ordinazione. Adesso chiamiamo McDonald's e facciamo arrivare l'Happy Meal, ok? Ehi, elfo, dove sei finito? Perché hai chiuso la porta? Fatti veloce, ora sto lavorando, c'è da fare, ci vediamo tra un'ora, ok? Si è chiuso dentro, sì. Si è chiuso dentro e si è pure arrabbiato. Abbiamo tempo un'ora per ordinare l'Happy Meal a McDonald's. Ciao. Speriamo che quelli del McDonald's capiscono il nostro problema, sì. E si sbrigano. Sì, adesso li chiamo subito. Ok, McDonald's. Hello? Pronto McDonald's? Sì, sì, sono Joe. Sì, Joe Creepy Show, quello di YouTube, sì. Cosa? Non vi siete iscritti neanche voi? Ma, raga, neanche quelli del McDonald's sono iscritti al mio canale, maledetti. Dovete iscrivervi tutti, ora, in questo momento. Dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti entro fine anno. Fate veloci, se no non ce la facciamo. Ok, comunque, senta, ho bisogno di una cosa urgente. Dovete portarmi entro un'ora un Happy Meal. Hanno detto che c'è l'Happy Meal del McDonald's, quello dell'elfo, non lo so. C'è una collaborazione nuova. Come dici? Ah, ok, sì, dicono che c'è l'Happy Meal di Earth Shelf. Proprio subito, subito, entro mezz'ora arrivano. Ok, ok, vi aspetto tra mezz'ora. A dopo, arrivederci, salve. Raga, abbiamo ordinato l'Happy Meal per l'elfo. C'ho l'ansia, sì, sto morendo di caldo, anche se è inverno. Sto, mi è venuta in mente una cosa, sì. Che cosa? Ok, prima che arriva l'Happy Meal, che sono curiosa tantissimo di vedere, voglio vedere se sta veramente lavorando. Perché l'altra volta lui parlava bla bla bla, sono l'effetto del Nord Europa, eccetera, eccetera. Guarda che ha messo la guardia, guarda che c'è lui di guardia. No, qua. Sai che cos'è quello? Che cos'è? Ho scoperto che ci sono dei nuovi folletti, che sono dei folletti cam. Folletti? Sì, dei cam. Che vuol cioè, dire? Cioè, lui, guarda, io adesso lo stacco. Non so come è arrivato qua, perché lui è anche un po' strano. Lui, oltre ad aver avuto qua dentro delle cose, ti ricordi? Sì. Potrebbe avere nascosto una telecamera segreta. Ci spia. Ma non dovevamo spiare. Magari dagli occhi. E questo ci permetterà di vedere dentro. Ah. Quindi io apro la porta, guarda. Io, sì, aspetta. Io direi che forse è meglio evitare, perché l'elfo è, sai com'è, molto buono, ma è anche molto malvagio. Se si accorge di... sento un rumore. Cosa c'è? Sì. Te l'ho detto, una telecamera collegata. Forse devo premere qui. Ma non fare niente, sì, facciamo cose strane. Oddio, aspetta, sento un rumore strano. Ma che cos'è? Non fare cose che ti... Forse è una puzzetta. No, aspetta, giù. Aspetta, devi ascoltarmi. Cosa? Io adesso mi passo, vieni. Sì. Guarda, ma cosa fai, sì, se l'elfo fa rabbia? Fa le cose strane? C'è il piano sotterraneo, Zoom, sai che io adoro i piani sotterranei. Ora farò finta che questo è un suo amico e andrò a vedere che cosa lui fa, perché... Sì, è pericoloso entrare. Quello che stai facendo. Dove va? Sì, è pericoloso, se arriva l'elfo si arrabbia tantissimo. Oddio, ho visto i passetti. Shh, facciamoci gli affari nostri. No. Sì, hanno citofonato. Sì. Sei stato tu? No, sarà il McDonald's. Ah, oh, ok. Hello? Chi è? Non ho capito niente! Ho capito solo Happy Meal! E saranno loro, sì! Aspetta, sono qua fuori dalla porta! Ok, ho capito, aspettate, voglio vedere! Aspetta, sono qua dietro! Apriamo tutto! Eccoli! Ma non lo vedo! Sì, attenta! A terra! Lo sapevo che non lo vedevi! Sono troppo abituata a ste cose! Ok! L'Happy Meal! Guarda! È congelato! Sì, l'Happy Meal at the Shelf! Wow! Oh, vediamo, portalo dentro che fa freddissimo. Sono emozionata. Oddio, è la prima volta che vede l'Happy Meal dell'elfo. E poi, questo è l'elfo e il suo amico, capito? Aspetta. Forse potrebbe esserci in qualche altra casa una casetta così. Non lo so. Forse adesso sono in tanti. Dammela a me, okay. Che ci penso io. Raga, è arrivato l'Happy Meal dell'elfo. È totalmente personalizzato. Ha proprio il nome di Elf the Shelf. Ragazzi, ditemi qua sotto nei commenti se siete andati a McDonald's e avete comprato questo Happy Meal. Sicuramente sarà diverso da questo, perché quelli che facciamo noi sono diversi, raga. Quelli del McDonald's sono buonissimi, ma quelli che facciamo noi alle 3 di notte sono sempre strani, perché l'elfo sicuramente voleva provare l'ebbrezza di fare questa roba alle 3 di notte. Vero elfo? Dove sei? Guarda che il tuo Happy Meal è arrivato, eh? Elfo, vieni fuori per favore. Sì, perché non si fa sentire? Elfo, non senti l'odore dell'Happy Meal? Aspetta, facciamogli sentire l'odore. Elfo, senti? Ciao, sto arrivando, arrivo. Sì, hai visto che con l'odore siamo riusciti a farlo uscire? Adesso vediamo la reazione che avrà quando vedrà questo Happy Meal. Elfo, per favore, vuoi venire, che c'è l'Happy Meal pronto? Dai, su, elfo, ti sto aspettando. Ti stiamo aspettando, forza, elfo. Ok, questo non serve. Che è successo?
Elfo, che sta succedendo? Perché hai buttato fuori il tavolino? Perché non serve? Mi sono stancato di lavorare questo tavolo, non serve un bel niente. Aspetta che vengo al piano di sopra. Ma che sta succedendo, raga? Elfo, che stai combinando? Ha buttato via il tavolo, raga. Ma perché ha buttato via il tavolo? Guardate. Elfo, per favore, vieni fuori. Oh, Elfo, allora, qui c'è l'epimil pronto. Quindi che facciamo? Io lo devi aprire tu e fammi sapere che cosa c'è dentro. Ok, ok, Elfo, lo apriremo noi l'epimil. Però adesso noi abbiamo fatto un favore a te, ma ora tu ce ne devi uno, Elfo. Ti ricordi, sì? Sì, io mi ricordo tutto. E ci devi dire, brava, ci devi dire il tuo nome. Quindi hai 3 secondi per dirci il tuo nome. Dai. 1, 2, 3. Ok, ok, avete vinto. Vi dico il mio nome. Mi chiamo Brandon. Brandon è il mio nome. Ma wow, ma Brandon è un bellissimo nome. Sì, che ne pensi? Che Brandon è un nome di un furbo. Sì, è vero, un nome da furbo. Infatti sei molto furbo. Ok, Brandon, quindi possiamo aprirti il tuo Happy Meal? Ok, ok. Apritemi l'Happy Meal e portatemi tutto il cibo. Ok, raga, è arrivato il momento di fare l'unboxing di questo Happy Meal per l'elfo. Quindi la prima cosa che troviamo, ovviamente, è la Coca-Cola. Sì, controlliamo che la Coca-Cola sia a posto. Sì, infatti. Guarda, è molto strana però, Sil. Sembra una specie di tisana. Non lo so. Cioè, comunque, ma sai che forse potrebbe essere, sai, quella roba, quella strana bevanda che fanno gli elfi al laboratorio per non avere freddo? È vero. C'erano quei fruttini strani del bosco. Effettivamente si sentono odori di bosco, ma anche sembra la polvere di stelle, quella magica, vero? Intanto andiamo a portargli la Coca-Cola all'elfo. Elfo, preparati che sto arrivando. Elfo, eccoti, Elfo, ecco qua c'è la Coca. Dove te la do? Te la do qui? Giù, al piano inferiore. Devi mettermela sotto, ok? Va bene, te la mettiamo qua sotto. Ok, la Coca te l'abbiamo messa. Aspetta, giù! Non c'è più la Coca-Cola, l'ho presa veramente! Certo che se l'hai presa, mica subito! Secondo me gli farà male, perché quella bevanda è veramente tantissima per lui, c'ha una pancia piccola così! Vabbè, apriamo l'Happy Meal, sì, è arrivato il momento di aprire questo Happy Meal. Oh, sì, abbiamo subito le patatine! Guarda, le patatine sono quelle originali del McDonald's! Guarda, sono gialle! Sì! Sembrano di cartone, senti che rumore strano! A me sembrano buone. Comunque gliele metto lì, Sil, perché sicuramente l'elfo avrà fame. Anzi, vieni con me. Vieni con me che gliele mettiamo sul tavolino. Elfo, te le sto mettendo sul tavolino le patatine, ok? Non vogliamo invadere la tua privacy, ma come ci hai chiesto, te le mettiamo qua, sì, all'ingresso, ok? Vieni a prenderle. Sil, secondo me divorerà tutto in un attimo. Gio forse voleva anche le salsine e si è dimenticato. Aspetta, glielo vado a chiedere. Elfo, dove sei? Ma non è possibile. Joe? Le ha già divorate tutte. Che cosa? Ma aveva una famissima. Ehi, Elfo! Elfo! Joe! Cosa c'è? Sto mangiando! Cosa c'è? Sto mangiando ancora le patatine! Ma ti fanno male! Ma hai mangiato come se fossi un dinosauro! Lasciatemi in pace! Portatemi l'hamburger, per favore! Sì, ma hai visto che roba? È incredibile! Ha mangiato tutte le patatine in un attimo e se ne sta ancora strafogando! Lo so, io sento questa cosa. Tra poco avremo una specie di digestione strana, magica. E questa cosa mi fa un po' paura, sinceramente. È arrivato il momento più importante, Elfo. Preparati perché ora tiriamo fuori l'hamburger che tanto stavi aspettando. Siamo pronti, ragazzi? 3, 2, 1. Eccolo qua. Ma sì. Ma è una confezione diversa. Ma che cos'è? Ma questo è il hamburger degli elfi? Ma no! Ci sono i candy cane! Ma questo non è un hamburger! Sì, non è un hamburger! Ma è strano, Joe! Non capisco che cosa sta succedendo! È una strana! È tutto molto strano, ragazzi! Elfo, preparati perché c'è qualcosa che non quadra! Secondo me questo non è un hamburger! Non ti preoccupare, Joe! Tranquillo! È un hamburger adatto agli elfi! È molto particolare! Io lo amo! È squisitissimo! Quindi portamelo subito perché ho famissima! Portamelo subito, ti prego! Ok, Elfo, arrivo subito a portarti il panino! Sil, ma vuoi assaggiarlo per caso? Io sono curiosa, Joe, perché dovrebbe avere questa specie di salsina? Secondo me è cioccolato, è un hamburger dolce! Secondo me è meglio non assaggiarlo, se se ne accorge l'elfo potrebbe prendersela in qualche modo e quindi farcela pagare. È meglio evitare, l'elfo è buono ma anche molto molto pericoloso, quindi portiamoglielo subito. Elfo, ecco qui, te lo metto sul tavolino e quando vuoi vieni a prendertelo, ok? È qua pronto per te, ok, Elfo? Ok, grazie, Joe, sto arrivando! Joe, perché non me l'hai fatto assaggiare? Cioè, secondo me la candy cane era straordinariamente buono. Se noi mangiavamo l'hamburger dell'elfo, poteva succedere qualcosa di magico. Cioè, magari potevamo avere dei poteri. Io glielo chiedo. Elfo!
No, ancora! Non ci credo! Non ci credo, volevo assaggiare le candy cane! Anche stavolta! Brandon! Ma te l'ho detto, Sil, era talmente affamato Brandon che se l'è praticamente sbranato. È inutile che cerchi di mangiare le cose degli elfi. Sono adatte agli elfi. Magari a te avrebbe fatto male. Comunque guardiamo cosa c'è ancora dentro, perché credo che ci siano ancora delle cose importantissime. Sì, tipo... infatti sì. Oh my goodness. La pallina. Sil. Che cosa? No, guarda, questa pallina è molto strana. Sì. Questa è magica. Secondo me serve per fare qualcosa di strano, tipo il rituale alle 3 di notte. E siamo alle 3 di notte. Secondo me potrebbe succedere qualcosa. Non è normale questa Aspetta, pallina. Io sento un rumore. Che cosa senti? Fai così. Ma... Aspetta. Fammi vedere cosa c'è ancora qua dentro. Secondo me possiamo vedere... Sì, non è finita. Guarda. C'è? Due candy cane. Ancora? Sì. Aspetta, queste sono intere. Sì. Wow. Sil, secondo me queste forse sono una per me e una per te in omaggio. È vero. Forse potrebbero essere in omaggio. Mettetelo qua sotto nei commenti, secondo voi ragazzi, se queste sono state date in omaggio da McDonald's o è un regalo che ci ha fatto l'elfo. Potrebbe essere anche un regalo dell'elfo, non lo so, ma... Toys. Sil. Esatto, c'è il Toys. Davvero? No, però questo voglio che lo aprite. Guardalo. Wow! È bellissimo. No, questo te lo faccio aprire a te. Gio, sono emozionata. Voglio vedere che cosa c'è veramente, se c'è l'elfo. Sì! Oh, ma è bellissimo, sì. No, raga, è troppo bello. Guarda, Gio. Aspetta, c'è un biglietto. Cosa c'è scritto? Leggi. Lo sapevi? The Elf on the Shelf segue la tua avventura natalizia e ogni sera la riferisce a Babbo Natale. Che cosa? Ma cosa vuol dire? Sì. Oddio, andate via la luce. No, Gio, aspetta, dove sei? Lo sapevo, siamo entrati nel rituale. Ehi, Elfo, cosa hai combinato? Ho capito, abbiamo detto... Aspetta, sì, che accendo la luce di servizio della telecamera. Ecco. Risolto il problema, sì, ma che sta succedendo? Lo sapevo, è colpa di questo elfo che ha fatto partire il rituale. Guarda l'elfo. Sì. Ha un occhio rosso. Proprio come la pallina. È vero, si assomiglia molto. Forse questo elfetto ci sta dicendo... Che cosa sta succedendo, sì? C'è un suono molto strano e anche un rumore nella stanza dentro di là. Che sta succedendo, sì? Oddio, abbiamo attivato qualcosa. Aspetta. E se fosse un ladro? Non lo so, tieni la telecamera. Secondo me potrebbe essere qualsiasi cosa. Sono le 3:10. Quindi sì, siamo nel bel mezzo del rituale. Ancora rumori nell'altra stanza, sì. Dobbiamo andare a vedere. Però facciamo così, vai avanti te. Io tengo la telecamera perché qualcosa mi dice che se c'è qualche ladro io ti copro le spalle e gli do tante botte da dietro, ok? No, aspetta, Joe. Ci deve essere una cosa strana. Cioè, forse l'elfo non se n'è accorto. Però lui potrebbe avere attivato qualcosa di pericoloso. Hai sentito ancora? Sì, si sentono rumori nella stanza. Aspetta. Dobbiamo andare a vedere. Ho sentito strani rumori, guarda, apri questa porta. Joe, ma perché dovrebbe esserci sempre qualcuno a Natale? Ma invece potrebbe essere una sorpresa che qualcuno ci ha fatto, tipo, che ne so, Dennis. Ma magari sono anche i ladri, chi lo può dire? Perché? Sì. L'unica porta aperta è proprio questa dove sentivamo rumore, perché queste qua sono tutte chiuse, vedi? In effetti sono chiuse, però... Sì. È congelata! Sì, aspetta, fammi vedere, qua ci deve essere... Sì, c'è la finestra aperta perché si sente aria fredda. Sì. Oddio! Fammi vedere. Gio, fa troppo freddo, perché dobbiamo entrare per forza? No! Babbo Natale! Babbo Natale! Gio! Sil, ha lasciato l'albero però, guarda, c'è qui tutto l'albero di Natale. Gio, guarda, è nato. Ma fammi vedere se si vede. Hello? Santa Claus? Sì, corri, è lì, guarda. Come? Andata via adesso, la slitta, c'era la slitta. Ci hai messo troppo tempo, Sil. C'era Babbo Natale con la slitta, ce lo siamo persi. Comunque fa freddissimo, entriamo dentro. Chiudiamo la finestra prima che torna qualche altra strana. Aspetta, questo albero è un po' congelato. Sì, è pieno di neve, è freddissimo. Oddio, ma arriva direttamente dal Polo Nord. Ho un'idea, Sil, portiamolo di là, potremmo usarle per allestirlo. Sì. Aspetta, Sil, secondo me quest'albero ce l'ha lasciato quel Babbo Natale che abbiamo visto, ma... E se non fosse un Babbo Natale normale, o forse era un elfo, o forse un Babbo Natale cattivo, non lo so. Comunque mettetelo nei commenti, secondo voi, raga, questo albero per quale motivo è arrivato? L'elfo sta dormendo, è nella sua casa, e lui forse ha fatto tutto questo per farci arrivare l'albero di Natale, che è ora di costruirlo. Quindi, Sil, che ne dici di allestire questo bellissimo albero di Natale? Sì, perché potrebbe
potrebbe succedere qualcosa di bello, tipo sì, una sorpresa per noi, il regalo sotto l'albero, sì. Esatto, mettiamogli quella pallina, perché magari quella pallina magica messa sull'albero potrebbe, sì, attivare dei poteri strani, okay, a farci arrivare dei regali bellissimi, che magari sono dei regali che ci sta facendo l'elfo. Sì, 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 però facciamo tutto in silenzio, perché raga, l'elfo adesso sta dormendo, ha appena divorato tutto il McDonald's, e quindi secondo me adesso sta dormendo, ma noi gli facciamo una bella sorpresa all'elfo Brandon. Allestiamo quest'albero con tutte le lucine e vedremo che cosa farà. Magari ci farà trovare dei regali di Natale. Questi oggetti andranno ognuno al proprio posto. Ho capito. Quindi l'elfo sarebbe questo il regalo per noi? Brandon, sarebbe questo il nostro regalo? Sta dormendo, sì, non ti risponde. È già, è vero. Chissà quante ore dormirà adesso che ha mangiato il primo Happy Meal della sua vita. Joe, adesso andiamo a controllare. Joe, è arrivato il momento che dobbiamo decorare l'albero di Natale di Babbo Natale? No. Ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale. Io sono Joe e quella che vedete laggiù è Sil. Ciao Sil. Cosa stai combinando? Cos'è successo? No, niente. Vedo che ti stanno cadendo le palline dall'albero. No, 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 è che non so, queste palline non mi convincono. Sai cos'è, Joe? Che queste palline, queste qua lucide, ti ricordano qualcosa? Assolutamente sì, sono, okay, le stesse palline che sono ci ha dato l'Happy Meal. Sì, sono quelle che fanno quel rumore strano. E adesso dobbiamo cercare di metterle tutte insieme. Oh. Ok. Ti ricordi giocava a me l'ultima pallina, quindi io questa la metto qua. Ma non la è voglio l'ultima. Incastrare qua perché voglio vedere se i miei desideri si avverano. Si possono desiderare tutti i desideri del numero delle palline che metti nell'albero. Sì, questa l'ho pensata proprio io quest'anno. Calma, calma, non è l'ultima, sì, perché l'ultima è quella qua sopra che abbiamo lasciato e quella che ci ha dato l'Happy Meal. È vero, Joe, mi ero dimenticata, mi hai fatto ricordare le candy cane. Queste vanno incastrate prima di metterle nell'albero, sennò porta sfortuna. E poi abbiamo l'ultima pallina. Questa sì che è quella magica, però questa la metti tu. Brava. Raga, questa pallina la metto io perché è quella dell'Happy Meal dell'altra volta. Vi ricordate l'Happy Meal dell'elfo? Se non l'avete visto ancora, andate qua sotto a guardarlo, cliccate e andate a vedere che cosa era successo. Comunque Sil, ora mettiamo quest'ultima pallina, ma facciamo silenzio, raga, perché in questo momento, sì, è proprio qua sotto il nostro amico elfo Brandon sta dormendo e ci ha chiesto di fare ovviamente l'albero, cosa che noi stiamo facendo. E insieme all'albero, raga, stanno arrivando anche i regali. E intanto mettete qua sotto nei commenti che regali vi stanno arrivando. Oh, che domanda stupida che ho fatto, sì. Joe. Loro non possono sapere che regali gli stanno arrivando, certo. Non l'hanno ancora aperti. Cioè, ma come possono sapere che tipo di regali possono avere dentro il loro pacco riservato sotto l'albero? Nessuno lo sa, non può saperlo nessuno. E chi lo sa, vuol dire che sta truffando, è un bugiardo. Sì, è inutile che ti arrabbi, mi sono sbagliato, non ho pensato che il Natale deve ancora arrivare, quindi lasciami mettere questa pallina e non urlare troppo. Joe, attento, l'ultima pallina va messa piano perché quella infatti, è quella che... Fa sempre strani rumori questa pallina. Ah, Joe, è arrivata una cosa, non te l'ho detto. Che cosa? Senti, cos'è questo strano rumore? Lo so che ti piace. Mi stavo aspettando dall'anno scorso, perché sono arrivata in ritardo e non sono riuscita a farla, perché qua ci sono tutte le formine. Wow. Natale, biscotti. Wow. E allora farai i biscotti? Sì, ma non qua, Joe. Assolutamente, il canale di Sil Play sarà pieno di dolci, di cose da assaggiare. Quindi ragazzi, vi aspetto tutti nell'altro canale e vi dirò io quando uscirà il video. È vero Sil, saranno buonissimi quei biscotti. Quindi raga, venite nel canale di Sil a vedere gli ultimi video perché sono strabelli. Si sentirà quel profumo di biscotti di Natale. È vero, sì. Ti sei dimenticato. Ci stavamo una dimenticando. Per me, quindi devi decidere il posto giusto, Joe. Ok, questa la metto io e questa la metti, okay, te, ok? Quindi tieni. Allora, io questa la voglio mettere qua, scegli in centro. Vero, ok, la metto qua. Ok, e quindi la mia dovrebbe essere di fianco alla tua, Joe, per non sbagliare. Ma non c'è posto qua, dove la metto? Aspetta, fammi pensare, la posso mettere qua sotto? Ma è troppo vicina alla mia. Ma sono simpatiche qua vicino, mi piace. Qua sotto c'è una pallina... Che fa una forma strana. Sì, vabbè. È questo. E questo dove lo mettiamo? Il candy cane gigante. Ci stavamo dimenticando. E no, ti stavi dimenticando perché io l'ho visto subito. Questo è tutto d'argento. No, questo però lo metti te, ok? Guardate, tutto d'argento. Dove possiamo metterlo? Scegliete voi. Dove lo mettereste voi in questo albero? In alto, in centro o in basso? Cioè, che cosa avete deciso voi? La mettereste qua a questa altezza? Sì, se no non si vede. Quindi, siccome questa è un portafortuna, io ho deciso. Ecco il posto ideale, quasi in alto. Si merita proprio il posto quasi in alto. Però manca la punta, Joe, dove sei? Sì, guarda. Cosa è successo? Sono arrivati nuovi panettoni, quelli di lusso. Oh, ma non devi farli vedere. Shh.
Zitti, raga, questi panettoni sono di lusso, super costosi e li assaggeremo anche questi nel canale di Simplay. Oh, voleva scappare. Sì, questo lo faremo nel tuo canale, faremo il video degli assaggi tra qualche giorno, quindi venite nel canale di Simplay a godervi i prossimi video. Sì, dove li metto questi? Li possiamo mettere là sopra? Sì, li mettiamo qua sopra. Aspetta, Joe, stai pazzendo? Stai scherzando, Joe? Non puoi mettere questi dolci qua, poi li stai facendo vedere troppo. Mettili più lontano possibile dai miei occhi, soprattutto dal mio naso, okay. Perché sta già uscendo un profumo strano. Ok, sì, però un'altra cosa che voglio mettere sopra l'albero. L'elfetto di guardia. Lo mettiamo sulla punta dell'albero al posto della stella. Ottima. Secondo me è più bello. Perché lui ha il sacchetto magico dietro. Magari, sai, il 25 potrebbe apparire qualcosa di interessante. Infatti, hai capito, eh? Quindi questo lo mettiamo qua sopra, ragazzi. Poi, guardate, lo mettiamo proprio sulla punta della nostra. Wow. Guardate questo qui. Sì, ci sta perfetto, Gio. L'albero è completo, sì, possiamo posizionarlo nella zona dove era l'elfo. Non deve cadere l'elfo. E poi non abbiamo finito, sta dondolando tutto, oddio. Ok, non si è spostato nulla, vero? No, sta dondolando qualcosa. Attenzione, le candy che sono a posto. E l'ultima pallina, eccola. È tutto a posto, sì. Manca una cosa ancora importante. Guarda, il treno di Natale. Questo però glielo mettiamo più tardi, perché adesso mi è venuta una certa fame. Sì, voglio andare a mangiare qualcosa. Anzi, hai preparato? Questo glielo mettiamo il 24 di sera. Perché il 24 di sera? Va messo prima. Sì, non facciamo cose strane. Ok, allora poi facciamo. Ho sentito un rumore strano. Davvero? Sì. Ehi, Elfo, sei tu? Sì, Gio. Mi sono appena svegliato. Stavo sbadigliando. Gio, c'è un problema. Che cosa sta succedendo, Elfo? Che problema c'è in questo momento mentre stiamo facendo il bellissimo albero che ci hai chiesto di fare? Sì, Gio, lo so che state facendo il bellissimo albero che vi ho chiesto di fare. Però ho una brutta notizia che potrebbe distruggere il nostro Natale e il Natale di tutti i nostri amici. What? Che cosa stai dicendo, Elfo? Ma sei impazzito? Non puoi dire queste cose nel periodo di Natale, sai che porta male? Ma assolutamente in questo momento tutti i bambini stanno aspettando i regali, se li stanno mettendo sotto l'albero e sono quasi pronti per aprirli. Quindi non possiamo dire una roba del genere su YouTube, ci chiudono il canale, Elfo! Già, secondo me sta dicendo una bugia, lo sai che secondo me forse ha fatto un brutto sogno, forse anche un incubo, l'incubo degli elfi. E dire le bugie più assurde prima di Natale! Com'è possibile? Secondo me ha mangiato un sacco di biscotti, l'ha fatti apposta fatti male? Perché lo sai che i biscotti fatti male non li possono vendere. E quindi se li mangiano loro, di nascosto, e lui ha mal di pancia. Ed è in bagno e non può uscire. Non è vero, sì, stai dicendo un sacco di stupidaggini. Io mi fido molto del nostro amico Brandon, l'elfo che starà con noi tutto il periodo di Natale. Quindi secondo me sta succedendo davvero qualcosa di strano. Elfo, dicci la verità, cosa sta succedendo? Sì, guarda che non sto scherzando. Non ho fatto nessun sogno. Ho ricevuto una telefonata. Sta arrivando il Grinch! Oddio, sta arrivando il Grinch! Che cosa sta arrivando il Grinch? No, Elfo, tira fuori la faccia, voglio vederti in faccia. Secondo me stai dicendo un sacco di cose strane e mi stai facendo spaventare. Ciao! Eccomi, sto già preparando le valigie. Non mi voglio andare da questa casa. Assolutamente, il Grinch è molto pericoloso. Ho saputo che sta venendo qui perché vuole distruggere l'albero e rubare tutti i nostri regali. Oddio, come possiamo fare? Cioè, me ne voglio andare, me ne vado. Elfo, devi stare calmo, non preoccuparti. Ci sono qua Joe e Seal, i tuoi amici ninja, Jazz Combat che ti aiuteranno. Stai calmo, spiegaci meglio che cosa sta succedendo e di quale Grinch stai parlando. Sarà vera questa cosa? Come puoi dimostrarmi che è tutto vero ciò che dici? Parla! Joe, quello che dico è tutto vero. Mi ha telefonato, sai, io sono molto amico di tutti loro e quindi li conosco tutti. Il Grinch è molto cattivo e si trova nelle vicinanze di casa tua. Quindi sta arrivando, è qua vicino e dobbiamo fermarlo subito. Quindi Joe, dobbiamo fare subito qualcosa, altrimenti saranno guai seri. Io ho paura, mi chiudo dentro. Joe, penso che lui stia dicendo la verità questa volta. Sì, sai, stava tremando, aveva i riccioli che gli stavano tremando. E poi la voce è un po' ancora più preoccupata del solito. Vuol dire che dovremmo avere una specie di... fammi pensare... dobbiamo trovare una soluzione. Un rilevatore di Grinch. Non ce l'abbiamo, Joe? Non ce l'abbiamo un rilevatore di Grinch. Sì. E se fosse che magari qua dentro c'è qualcosa, Babbo Natale? Per favore, ci puoi aiutare? Seal, stai calma, ho in mente un'idea. Mi sta ipnotizzando. Sì, non farti ipnotizzare. Guardami, ho in mente un'idea. Cosa? Se è vero che il Grinch sta arrivando, Seal, possiamo fare un qualcosa di intelligente. Guarda, drone! Il drone. Grazie al drone possiamo controllare a distanza ciò che sta accadendo nelle nostre vicinanze. Quindi, Seal, facciamo veloce. Mettiamo il drone fuori dalla finestra e controlliamo se è vero che sta arrivando il Grinch. Perché se è vero, dobbiamo fare qualcosa, tipo...
Potremmo chiamare Santa Claus. Io c'ho ancora il suo numero. Potremmo chiamare Santa Claus e farci dare una mano, Sir, perché il Grinch è molto pericoloso. Ti convinto, dammi questo drone che lo vado a mettere subito nella finestra. Raga, drone in volo e stiamo sorvolando sopra la nostra casa, Sil. Guarda, guarda, si vede già tutto il nostro quartiere e tutte le zone limitrofe. Perché pensavo che non funzionava, perché fuori c'era un gelo incredibile e mi stava scivolando dalle mani. Io sai che se cadeva era un disastro. Sì, non possiamo perdere il nostro drone. Forse comunque, raga, stiamo cercando il Grinch, perché il nostro amico elfo Brandon ha detto che ha ricevuto una telefonata da parte del Grinch che sta arrivando verso casa nostra, quindi sta per succedere qualcosa di molto strano. Figio, sì, ma non se questo strano. Arriva qua, noi siamo fregati. Ma ci vuole fregare tutto. Strano, Joe. Sì, perché è molto avrebbe strana chiamato cosa? L'elfo il Grinch? Perché sono amici. Sì, ma lui è l'eterno rivale di Babbo Natale. Appunto. Lui vuole rubarti tutti i regali. Ma prima Babbo Natale e poi a tutti quegli abitanti della Terra. Non lo so, sì, se il Grinch viene qua ci abbatte l'albero, ci porta via tutti i nostri regali, i biscotti e tutte le nostre cose belle. Davvero? Quindi dobbiamo cercare. Oh, sì, no. Stai attenta e concentrati ora sul drone. Cosa. Anzi, ragazzi, anche voi in questo momento guardate con attenzione quello che stiamo guardando dal drone, perché noi magari qualcosa ci sfugge, lo schermo qua è troppo piccolo. Ok, siamo vicino a delle case, sì, giù. Sì, nella nostra zona come sempre, stiamo guardando strada per strada, magari sopra i tetti. Ecco, prestate attenzione sopra i tetti, raga. Potrebbe essere che il Grinch sia salito già sopra qualche tetto per entrare dal camino. Sì, perché lui ha queste grinfie del Grinch che si può arrampicare. Sì, e poi raga, se entra in casa vostra, sapete cosa fa il Grinch? Cosa fa il Grinch, sì, se entra nelle case dei nostri amici? Ruba il latte di Babbo Natale. Sì. Tutti i biscotti li lancia dalla finestra, riempie tutto il suo sacco e li svuota direttamente nel suo magazzino. È vero, il Grinch anche lui ha un sacco, ma un sacco vuoto che poi diventa pieno perché certo. Lui fa il contrario di Babbo Natale, sì. Anziché portare i regali... Se li porta via! Certo, no, non bravo, voglio che succeda capito. Questa cosa. Sì, stai calma, fammi guardare allora. Vediamo un po' bene bene dall'alto il quartiere, raga. Gira. Secondo voi sto volando troppo alto? Forse sì, no, sì. Secondo me sei troppo uffa, basso. Uffa, c'ho l'ansia. Ci potrebbe vedere, guarda, il Grinch. Guarda come batte il cuore. Oddio, c'ho l'ansia, aspetta, ho paura. Aspetta, siamo sulla strada quella un po' pericolosa. Sì, infatti qua succedono sempre qua, cose perché... molto strane. No, aspetta. Vediamo, c'è uno, sì. No, è uno in bicicletta. Oddio, dobbiamo capire bene, raga. Lui guardiamo con attenzione. Dovrebbe essere a piedi, Grinch. Dovrebbe essere a piedi, a meno che quest'anno no, si è comprato no, una Jeep. No, perché lui ha una specie di veicolo fatto apposta che scoppietta ed è stato costruito... È vero, è stato costruito dall'elfo quello cattivo. Ma che dici, sì? Da un elfo cattivo. Perché esistono anche gli elfi sì, cattivi? Sì, lui è stato influenzato, gli ha dato qualche biscotto magico, non lo so, e si è fatto costruire un veicolo apposta per andare a rubare. Sì. Allora, io sto guardando dall'alto, passano un sacco di macchine e persone, ma del Grinch nessuna traccia. Ma è appena passato un camion gigante. No. Aspetta. Raga, che cos'è, Sil? No, aspetta. No, Sil, c'è uno tutto di rosso. C'è uno vestito tutto di rosso. Aspetta. No, Sil, guardate, siamo no, raga, aspetta, mi tremano le mani, non riesco a puntare. Può essere lui. Cioè, se lui vuol dire che è sì. troppo No, raga, vicino. Due sole cose. O quello è Santa Claus, o quello è il Grinch. Raga, non la fammi abbassare, raga, scendiamo di quota, sto volando troppo. Non farti accorgere. Sì, sì. Oh my goodness. Ma come? È il Grinch. È lui. No, aspetta. Lo calma. Sapevo, aveva ragione l'elfo, raga, è il Grinch. L'elfo si sarà spaventato. Elfo, stai calmo, non ti preoccupare. L'elfo si sarà spaventato, non so se è scappato. È lui e sta no. facendo segno verso la nostra casa. Ma noi siamo proprio... Noi siamo proprio no, di fronte. No, aspetta. È il Grinch, raga, non è lui. È il Grinch. È il Grinch, no, raga. No, il Grinch sta venendo qua, sì, cosa facciamo? Nascondiamo i regali. Aspetta, dobbiamo chiudere tutte le porte. Vai a chiudere la porta subito, okay. Chiudi tutto a chiave. Raga, il Grinch sta venendo verso casa nostra. Aspettate, lo devo seguire bene col drone. Ci sono anche i cavi dell'elettricità prima che mi ribalta il drone. Okay. Voglio spiare bene che cosa sta facendo. È chiuso bene. Ho messo l'allarme. E le finestre sono tutte chiuse? Le finestre sono già tutte chiuse. Sì, dobbiamo fare qualcosa. Perché lui sente l'odore dei regali nuovi. Sì, io ho un'idea. Dobbiamo chiamare Santa Claus. Per forza dobbiamo farci dare una mano. Da sì, soli non ce la faremo mai. Dobbiamo essere fortunati perché Santa Claus non è disponibile sempre. Potrebbe arrivare quello sbagliato. Sì, sta camminando ancora, guardalo. È minaccioso, raga. Ma c'ha il sacco, guarda. Lo sapevo. C'ha quel il sacco. Si estende, diventa larghissimo. Ma dentro come il sacco una c'è una mongolfiera. Sì, guarda, dentro il sacco c'ha qualcosa. Secondo me l'ha già rubato da qualche parte e sta facendo casa per casa. E ora tocca a noi, guarda. Sta avvicinandosi vicino alla nostra. Vuole scavalcare, guardalo. Che cosa? Sta scavalcando il muro. No, aspetta che mi abbasso, raga. Che vuoi fare? Maledetto Grinch. No, raga. Stava per scavalcare il muro, non ce l'ha fatta. Ha lasciato il sacco per terra. E ora no, si no, sta no, avvicinando. No. Sì, sta guardando il nostro cancello. Non ci credo, Joe. Sì, ma guarda. Lui è maledetto. Guarda, sta guardando anche nelle scatole dell'immondizia ed è arrabbiato perché ma non ha trovato niente. Ma guarda di tutto, Joe.
Sta guardando il citofono, okay. Ha trovato il nostro nome. No, raga, è qua sotto. Sei tutto ora. I regali sono a posto, vero? No, raga, è qua sotto. Lo guardalo. Sì, sta per entrare nella porta. No, raga, guarda, ha visto il drone, ci sta minacciando. Guardalo. No, l'ha visto, Joe. No, aspetta. Ha capito che siamo noi. No, sta per. No, raga, sta entrando. No, raga, raga, mettete nei commenti cosa dobbiamo fare. Se chiamare Santa Claus, chiedere aiuto all'elfo o farci fare, che ne so, un. Veramente cosa facciamo? Sì, non so manco io. Non so chi è. Entrando. Sì, non si vede più, non si vede più, raga, non si vede più il Grinch. Deve essere entrato, sì, probabilmente ha scavalcato. Io ho preparato la mia spada da ninja perché secondo me siamo in grave pericolo, raga. Siamo in grave pericolo. Questo martello non ci delude veramente mai. Ti ricordi cos'è successo l'ultima volta? Ok, potrebbe essere utile anche per il Grinch. A meno che non ha in mente qualcosa di strano. E se lui utilizzava delle armi speciali che noi non conosciamo? Alla fine non lo conosciamo veramente il Grinch. Ehi, Ninja Jazz Combat, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Joe e quella pazza che avete sentito prima è Sil. Raga, dobbiamo assolutamente difenderci. Il Grinch è qua sotto, ha appena scavalcato il cancello. E io con la mia spada da ninja Jazz Combat sono pronto a tagliargli là l'orecchio? Non lo so, qualcosa gli taglieremo, ma non dobbiamo permettergli di entrare in casa nostra. Perché Sil, tu sai a cosa sta puntando il Grinch? Guarda, sta puntando a tutte queste cose, a tutti questi regali di Natale, ai trenini, a tutte le nostre cose bellissime. Quindi lui vorrà salire qua sopra per fregarci tutto. E noi non dobbiamo permettergli di fare questo, perché è il Natale, va rispettato. E tutti i bambini dovranno ricevere i regali di Natale in tempo. Mancano veramente poche ore al Natale. Quindi sì, dobbiamo fare qualcosa. Noi siamo i Ninja Jazz Combat d'Italia e quindi dobbiamo combattere per sconfiggerlo immediatamente. O magari, se non lo facciamo fuori, l'unica cosa potrebbe essere almeno imprigionarlo, sì, imprigionarlo almeno per la notte di Natale. Lo sai che cosa potrebbe succedere alla fine? Che lui ci ruberà tutti i regali e che poi, soprattutto quelli di valore, e quelli nostri di valore sono tutte le cose che abbiamo creato fino adesso. È assurdo questo, Joe. Ok, mi viene in mente solo una cosa. Guarda, scrivere le nostre ultime frasi, quelle più importanti, soprattutto per chi verrà dopo di noi, cioè, se abbiamo bisogno di aiuto, a chi lo possiamo chiedere, Joe? Fatti venire un'idea in mente nel frattempo. Io mi è venuta questa parola, quella più semplice. Help! È inutile scrivere help sulla lavagna, Sil, non lo sentirà nessuno, dobbiamo darci da fare noi, quindi dobbiamo sbrigarci. Mi è venuta in mente una cosa, Sil, ti ricordi il libro magico dei consigli del Natale? Era il libro che mi aveva regalato il mio cugino pazzo che vive in America, ed è proprio questo, Sil, proprio questo libro qua. Qua dentro ci sono un sacco di segreti per combattere contro i mostri più assurdi e più osceni. È un mostro, penso. Ciao. Penso che sia un mostro. Bella questa idea! Ok, voglio sapere. Infatti qua dentro ci sono scritte un sacco di soluzioni tecniche per abbattere i mostri, sì, tipo sì. Come sconfiggere Sirenhead. No, questo non ci interessa. Come sconfiggere... Abbiamo poco tempo, Joe. Sì, lasciami trovare le cose, non riesco a capire. Allora, qua ci sono un sacco di mostri. Come sconfiggere lo Slenderman. Allora, aspetta. L'ho trovato. Come sconfiggere il Grinch. Ecco, ho trovato la soluzione. Sì. Devo dirti una brutta notizia. Cioè? Non si può combattere il Grinch. C'è scritto che solo gli elfi o Santa Claus è in grado di farlo. Come faremo, dannazione? Dobbiamo trovare una soluzione a tutto questo. Ho un'idea, Joe. Dobbiamo lasciare questa lavagnetta nella casetta dell'elfo, perché lui sta dormendo e non possiamo svegliarlo. Potrebbe diventare nervoso, far esplodere qualcosa in casa, lo sai, no? Ora apriremo la porta, Joe, quella principale, e voglio infilare questa lavagnetta. Sarà okay. Una brutta idea? No. Secondo me è una buona idea. Ci dobbiamo sbrigare, quindi... Sì. È l'unica cosa che mi viene in mente. Sì, infila dentro la lavagnetta. Magari lui capisce che abbiamo bisogno d'aiuto. Vai piano, non farti sentire, perché sennò si arrabbia, sai come fa. Ok, io sento ruzzolare, infatti. Metti dentro. Che rumore strano. Nel frattempo che l'elfo si sveglia, possiamo dare un'occhiata anche su Google. Che ne pensi? Magari cerchiamo su Google come sconfiggere il Grinch la notte di Natale. Anzi, prima della notte di Natale. Vai, vediamo se troviamo qualcosa. Okay. Come sconfiggere il Grinch. Vediamo se troviamo qualcosa. Come sconfiggere il Grinch che c'è in noi. No, questo non c'entra niente. Che cos'è la sindrome del Grinch? Oddio, ci sono un sacco di cose inutili. Oddio, è malato il Grinch? È malato? No, non è malato, sì. Il Grinch è completamente pazzo. Odia il Natale. Vuole far fuori tutti i regali. Vuole che tutto questo non accada. Vuole che la notte di Natale nessun bambino riceve regali. E questa cosa non va bene. Ok, dobbiamo inventarci bene, qualcosa. Cerchiamo bene, Joe. Sì, cerchiamo bene. Guardiamo se c'è qualcosa di interessante. Joe! Si è svegliato l'elfo. Oh. Ehi, elfo! Stiamo arrivando. Ehi, elfo, ti sei svegliato? Ti abbiamo messo... Ah, vedo che non c'è più la lavagnetta. Hai già letto? Siamo nei guai. Che cosa sta succedendo, Joe? Stavo dormendo. Che succede?
Il Grinch è andato via? No, purtroppo, Brandon, il Grinch è qua sotto e noi stiamo cercando di curarlo. Abbiamo tirato fuori tutte le nostre armi, tutti i nostri libri segreti, ma abbiamo scoperto una cosa, Elfo. Purtroppo, il Grinch non possiamo combatterlo, Yesil. C'è scritto che soltanto un elfo o Babbo Natale può farlo. Sì, Brandon, abbiamo bisogno di te, assolutamente. Sì. Tu sei un elfo originale, no? Sì, è vero, Joe. Solo Santa Claus e alcuni elfi possono combattere contro il Grinch. Io non sono uno di quelli, perché sono un fifone. Ma ci sono degli elfi speciali, proprio incaricati da Santa Claus per combattere contro il Grinch. Quindi non posso fare niente, mi dispiace, non posso aiutarvi. Cosa sentono le mie orecchie? No. Elfo, non facciamo cose strane. Siamo quasi a Natale, mancano meno di 24 ore e tu mi dici che non puoi aiutarci e non possiamo fare niente. Dobbiamo inventarci qualcosa, Elfo, per favore, è per il bene di tutti. Per tutti i bambini che tra poco dovranno aprire i loro regali, non dovranno trovare cattive sorprese sotto l'albero. Sì, diglielo anche tu, per favore. Elfo, fai qualcosa. Sento già dei passetti, il tempo sta per scadere. Brandon, ding dong, don ding. Oh, state calmi. L'unica cosa che posso fare come magia del Natale, posso darvi una pozione che è in grado di trasformarvi in 24 ore in due veri elfi ninja. Quindi posso fare solo questo per voi, ma dovete essere veramente capaci, dovete crederci veramente, altrimenti potrebbero essere guai seri per voi. Il Grinch è molto pericoloso, quindi fatemi sapere se siete d'accordo. Se siamo d'accordo, noi siamo dei veri ninja e quindi potremmo diventare degli elfi ninja. Sì, siamo possiamo d'accordo. Portarci delle armi, no? Sì, potete portarvi un'arma a testa, ma attenzione, fate veramente attenzione, il Grinch non scherza. Brandon, lo so che il Grinch non scherza, ma nemmeno io e Sil scherziamo. Noi quando diventiamo ninja siamo veramente cattivi, vero Sil? Non c'è perdono per nessuno, non c'è perdono per nessuno. Quindi, ok Elfo, aspettiamo la tua pozione, facci sapere che cosa dobbiamo fare. Sbrigati! Ok ragazzi, vado subito a preparare il mio laboratorio. Tra due minuti ve la faccio trovare nel piano inferiore, ma mi raccomando, state attenti, vi ho voluto bene, Joe e Sil. Come sarebbe vi ho voluto bene, Joe e Sil? Paura! Noi ce la faremo, Elfo, non ti preoccupare. Raga, l'elfo intanto è andato a preparare la pozione e ha detto che tra pochi secondi ci darà qualcosa che potrà trasformarci in elfo. Guarda, l'ho già preparata! Oh, che veloce! Ma è incredibile, Elfo, ma sei un mago! Ecco, Joe! E sì, è pronta la pozione! Wow, raga! Guardate, la pozione, Sil, prendila! Non ci credo, Joe! Questa è davvero la pozione degli elfi, cioè, per diventare elfi? Ci sono anche le cannucce! È vero, Joe! Queste sono le cannucce magiche degli elfi! Abbiamo l'onore più grande del Natale, usare le cannucce degli elfi quando fanno break time e in più una bevanda magica. Chi è che potrebbe avere una cosa così? Anche se per me avrà un sapore di colluttorio, Joe. Grazie, Elfo. Dove sei? Sei andata a dormire? Ti sei nascosto? Sono giù nel laboratorio, sto facendo altre cose. Mancano poche ore a Natale e quindi mi devo dare da fare. Ora bevete subito la pozione e datemi da fare. Sconfiggete il Grinch! Io tifo per voi! Ok, Sil, preparala. Metti dentro le due cannucce e la beviamo subito perché manca veramente poco. Cos'è stato sto rumore, Sil? Non lo so, Joe. Che cos'è? No, sentivi la telecamera. Sento rumori nell'altra stanza. Aspetta che prendo la spada. Deve essere successo qualcosa. Stai calmo. Forse aspetta. Lo sai che a quest'ora potrebbe entrare il gatto del vicino? No, Sil, aspetta. Sil, è il Grinch! Oddio. Non ci credo, Joe, non è vero! My goodness, è entrato! Sil, è davanti alla finestra, è entrato dentro e sta... No, Sil, come facciamo? Come facciamo, Sil? Dobbiamo bere in fretta la pozione, altrimenti il Grinch ci farà fuori. È dentro la camera dall'altra parte, sta cominciando a rubare le cose che ci sono di là. Ma come ha fatto il Grinch a superare l'ultima barriera, cioè quella creata? Ho un progetto in mente, non te l'avevo detto, Joe. Non ha funzionato. Forse dovrei chiedere aiuto all'elfo, forse si intende anche di allarmi. Ok, Joe, ma dobbiamo sbrigarci. Ok, la bevo prima io, ok? Così se vedi qualcosa di strano, insomma, mi dai qualcosa in testa oppure mi fai svegliare con una doccia. Il Grinch è sempre più vicino. Guarda, dammi la telecamera, te lo faccio vedere. Guarda dove si trova. Guarda, Sil. Io ho visto prima che era davanti alla finestra. Sei sicuro, Joe? Sì, guarda, seguimi, non farti notare. Aspetta che prendo il martello. Spiamolo. Oh, ecco, guarda tu. Hai visto? Vedo sui passetti. È lui. Guardalo. Shh, cosa sta facendo? No, sta rubando qualcosa. Sì, guarda, no, sta guardando. No. Sta guardando le chitarre. No, gli strumenti no. No. Shh, sta guardando le chitarre. No. Che fa? Oddio, guardalo. No, Joe, dobbiamo uscire, dobbiamo per forza. Zitta, stai gridando troppo. Se ci sente ci ammazza. Guardalo. Sta guardando in tutta la stanza, Sil. Si sta guardando. Forse ci ha notato, Sil, aspetta, indietreggia. Ma che occhi forse strani. Forse ci ha visto, Sil. No. Sì, dobbiamo fare qualcosa. Oddio. Aspetta.
C'ho un'ansia. Cosa facciamo? Che domande che fai? Dobbiamo assolutamente bere la pozione in fretta. Hai visto quanto è grosso? È incredibile, non possiamo affrontarla con questa spadina. Okay. Dobbiamo trasformarci in elfi. Facciamo veloce. Sì. Ok, già sono pronta. Fai veloce prima che arrivi di qua. Sì. Fai veloce, sì. bevi, lasciala anche a me, Sil, perché sennò si trasformi da sola e non ce la possiamo mai fare. Devi berne metà. Che schifo, sa di colluttore, lo sapevo io. Che schifo, Sil. Fai veloce. Ok, dai qua l'altra metà a me, Sil. Sì, lo so, fa schifo. Raga, è arrivato il momento importante di questo video. Dovete assolutamente lasciare il like, condividere questo video e iscrivervi a questo canale se volete che Sil riusciamo a sconfiggere il Grinch. Che schifo, Sil. Mi gira la testa, Gio. Ho bevuto tutto. Aspetta. Sil, che dolore alla pancia. Gio, mi sento strana. Sil, oddio. Ti sono sbucate le orecchie da elfo. Come le orecchie? Ti stai cominciando a trasformare. Oddio. Cosa? Aspetta che mi prude tantissimo l'orecchio. Sì, ma sei inguardabile. Però è... Dai, sta cominciando. Che bello, aspetta. Ma sì, non è il momento. Ma che forme strane ho. Sì, anch'io mi sento strano. Tu? Cosa c'è? Hai le orecchie strane. Che cosa? Oddio, è vero. Sto cominciando a trasformarmi. Oddio, sì. Anche tu sei diventata... Sei un elfo. Oddio, ma quanto sei bella. Sei un'elfa. Basta, già adesso mi sto veramente arrabbiando. Andiamo. Aspetta, stai calma, fatti vedere. Ma sei bellissima. Sei un'elfa. Oddio, sì. C'hai una forza incredibile in questo momento, penso. Ciò? Sentiamo i muscoli. Sì. Adesso abbiamo i poteri da elfo. Interessante questo. Ma ora dobbiamo andare a eliminare il Grinch. E mi serve un elfo. Direi che sei a posto. Ma che belle scarpe, Joe! Ma tu hai le scarpe davvero folletto ufficiale originale? Oddio! Non pensavo di essere così, Sil. E ho anche la spada. Sono strafortissimo. Mi sento veramente forte. Quindi è arrivato il momento... Ma sì, però a te le scarpe sono diverse dalle mie. Non sono belle come le mie. Sì, non guardati. È vero. Sì, non sono come le mie. È vero, Joe, ma io ho dei sandali strani. Ma perché a me non mi hanno dato le scarpe ufficiali? Sì, perché ti sei trasformata a tre quarti. Ho bevuto più fluido di te e quindi io ho tutti i poteri un pochino in più di te. Ora però pensiamo a quello che dobbiamo fare, Sil. Il Grinch è nell'altra stanza che sta facendo chissà che cosa. Dobbiamo combattere. Ora direi di fare una cosa, Sil. Cerchiamo di attirare la sua attenzione. Sì. Così appena lui sarà di qua, lo prendiamo alle spalle e lo mettiamo in un sacco. E poi cerchiamo di capire che cosa voleva. Sì, gli facciamo passare sei riguari. Sì, gli facciamo passare sei riguai. Ci mettiamo qua nascosti e vediamo che cosa fa. Se apre la porta e se ha il coraggio di entrare in questa stanza. Abbassiamoci. Shh, Sil, zitta. Non fare casino. Dobbiamo richiamare la sua attenzione. Sento rumore. Grinch, fai dei rumori. Grinch, eccolo. Abbassati, non farti notare. Eccolo lì. Eccolo. Appena lui si gira, dobbiamo catturarlo subito. Ma vediamo cosa fa. Non ci arresti. No. Voglio rubare i regali, forse li ha visti. Stai calma. No, l'albero giù. L'albero di Babbo Natale, no. Zitta. Maledetto Grinch. Oh, non è giusto questo. Io voglio prenderlo di dietro e voglio tirargli giù quella faccia brutta e tirargli un cazzotto. Sì, c'era scritto anche nel libro. Si può agire solo in fragranza di reato. Dobbiamo aspettare che lui faccia qualcosa. Non ti sei accorto? Ma sta rubando. Che fa? Sì, sta rubando il primo regalo. Ma non possiamo. Sì, aspetta, devi fargli fare il reato. Una volta che ha compiuto il reato possiamo prenderlo. Sì, già, chiamiamo la polizia. Noi siamo elfi. Non dobbiamo chiamare la polizia, dobbiamo fare tutto noi. Siamo gli elfi. Siamo magici. Ecco. Che fa adesso? Sta andando via. No, non sta andando via. Cosa fa? Che fa? No, l'elfo no. L'elfo no. Sì. Oddio, ha sradicato, sta prendendo l'elfo. No. Sta prendendo l'elfo. Prendi le armi. Facciamo veloce. Andiamo. Ehi, Grinch. Lascia stare il nostro elfo. Ehi, vieni qua, Grinch. Sì, no. Attaccalo. Ehi, Grinch. Oddio, sì. No, vai. No. Oddio. Ehi. Si è chiuso dentro, maledetto. Sì, un colpo di spada e di martello sulla serratura. Veloce. E si uscia. Dai, ehi, Grinch, eccolo, è sulla finestra, ehi, sì, è sulla finestra, guardalo, prendiamolo, ehi, Grinch, dove è andato, sì, non c'è più, vai a vedere dov'è, Grinch, dov'è, è saltato giù, oddio, è saltato giù, sì, è andato ancora in mezzo alle campagne. Joe, dobbiamo inseguirlo, ci ha detto l'elfo di non lasciarlo mai da solo, potrebbe essere un pericolo per tutta la terra, lo sai, un elfo in mezzo all'umanità.
città, è pericoloso. Sì, è pericoloso uscire qua fuori in mezzo alla strada vestiti così. Potrebbero arrestarci da un momento all'altro. Facciamo volare il drone e vediamo dove sta andando il Grinch col nostro elfo. Che cosa è successo di qua? Si guarda, ha sradicato la casetta del nostro elfo. Ma adesso cosa facciamo? Non c'è più Brandon. Ebbi, ha rubato anche il regalo che c'era qua. Sì, era un regalo di quelli più importanti. Come faceva il Grinch a sapere che era importante? Però Joe, adesso noi abbiamo un vantaggio. Noi ora siamo elfi e dobbiamo andare dentro il diario degli elfi e scoprire le nostre magie. Dobbiamo usare tutto quello che si può usare per recuperare il nostro elfo, perché ormai è nostro, fa parte della nostra famiglia, non è giusto? Il Grinch non ci può rovinare il Natale. Sì, Alzati, ho in mente un'idea. Raga, è arrivato il momento di agire ancora finché siamo ancora col potere degli elfi. Prendiamo il nostro drone, andiamo fuori nella città, andiamo a cercare questo Grinch maledetto che ha rubato soprattutto il nostro amico Brandon, sì, che è un elfo bravissimo, e quindi dobbiamo andarlo a recuperare, e in qualche modo dobbiamo anche recuperare i nostri regali. Quindi raga, 500 like per questo video, e portiamo il prossimo video del drone, perché dobbiamo assolutamente sconfiggere il Grinch. Raga, ci vediamo al prossimo video. Sì, prendi il drone, scappiamo subito, let's go. We'll be right back.